Esercizio numero 9. Asta con fori equidistanti, pesa 0,8 N, si appende un peso di 1,5 N in posizione A, quindi una forza verso il basso, e contemporaneamente una forza di 0,5 N in alto in posizione B per mezzo di un dinamometro, una forza qui. L'effetto sulla sbarra rigida sarebbe lo stesso se al posto di queste due forze A e B vi fosse un'unica forza equivalente F applicata nel punto C. Questa forza equivalente va applicata verso l'alto, verso il basso e quanto è intensa? Questa è la situazione data. Il baricentro coincide con il fulcro, il peso dell'asta 0,8 N, la forza A esercitata dal peso 1,5 N, la forza B mezzo N e nella figura a fianco non ci sono più le forze A e B, c'è una forza FC applicata all'estremità dell'asta. Quando qui si dice l'effetto sarebbe lo stesso se, si intende dire che quest'unica forza deve produrre la stessa rotazione che producevano le forze FA e FB. Quindi l'effetto sarebbe lo stesso, significa che questa forza deve fare lo stesso momento torcente che facevano FA e FB insieme. Perciò calcoliamo i momenti torcenti. Quello della forza di gravità è 0 perché la forza di gravità agisce nel fulcro, in questo esercizio particolare. Invece i due momenti torcenti di A e di B sono entrambi uscenti dal foglio, perché sia la forza FA che la forza FB cercano di far ruotare l'asta in senso antiorario. Calcoliamoli, MA, bisogna fare forza 1,5 N per braccio. Non si dice qual è la distanza tra i fori, quindi la chiamiamo U, 1,5 N per U. L'altro momento torcente è 0,5 N per 2 unità. 0,5 per 2, 1 N per U. Questi due momenti torcenti si sommano, perché sono nello stesso verso, e il totale è 2,5 N per U in senso antiorario, cioè un vettore che esce dal foglio. Ora togliamo queste due forze FA e FB, mettiamone una in C che deve avere lo stesso momento torcente, 2,5 N U. Ma questo momento torcente è forza per braccio. Braccio lo conosciamo perché sono 4 U, la forza è l'incognita, formula inversa, MC su BC, il momento torcente 2,5 N U, BC 4 U e questa quindi è la forza. Naturalmente va applicata verso il basso perché deve produrre la rotazione antioraria come facevano questi due, cioè deve produrre un momento torcente che esce dal foglio come uscivano dal foglio questi due e dando questo momento torcente totale. Dunque la risposta è la forza è 0,625 N in basso applicata in C. Calcoliamo come al solito anche la forza vincolare, che è quella forza che rende 0 la forza totale. Queste due forze FA e FG rivolte verso il basso fanno 2,3 N. Ecco qua la loro somma. In alto c'è 0,5 N, quindi la forza vincolare va in soccorso della forza in alto, che è più debole, mettendoci 1,8 N, in modo tale che 1,8 e 0,5 faccia 2,3 come queste altre due in basso. Quindi la forza vincolare è 1,8 N e nel secondo esempio invece la forza vincolare è 1,425 N, perché deve contrastare le due forze FC da 0,625 N e la FG da 0,8 N. La somma è 1,425 N. Quindi la forza FC applicata qui è equivalente a FA e FB, però lo è soltanto dal punto di vista della rotazione, cioè fa ruotare l'asta nello stesso modo delle due forze FA e FB, però non è equivalente nel senso della forza vincolare, perché nel primo caso con le due forze FA e FB la forza vincolare deve essere più intensa, nel secondo caso con la FC che sostituisce FA e FB la forza vincolare è più debole.